E abbiamo come primo ospite un ex calciatore, oggi procuratore, Mimmo Fiorino. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, 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 ciao. E allora Mimmo, ci siamo ovviamente del tu, la prima domanda che mi viene in mente è questa, soprattutto dall'eccellenza in giù, ne avevamo già discusso lo scorso anno, ma ora il problema si ripropone: come tutelare questi ragazzi, visto che in alcuni casi a torto o a ragione chi gioca a questa come attività principale, in considerazione del fatto che è vero che a oggi siamo sospesi fino al 24 novembre, ma la prospettiva non è assolutamente buona. Ma guarda, come dicevi tu, ne abbiamo già discusso lo scorso anno, proprio in previsione, insomma, di quello che poteva o di quello che era successo lo scorso anno. Già quest'anno, insomma, si poteva tranquillamente pensare, insomma, si potesse arrivare a questa situazione. È chiaro che non è bello, anche perché il campionato a questo punto qua diventa un campionato un po' anomalo, no? Nel senso che partite giocate, partite non giocate, perché comunque molti dei ragazzi delle squadre sono insomma infetti da questo Covid, quindi il non lo so, non è facile neanche da parte di chi deve gestire questo tipo di situazioni, insomma, prendere delle decisioni. È chiaro che non credo si pensasse di arrivare a questo punto, però c'è una situazione un po' assurda, anomala, quindi è chiaro che è giusto sospendere i campionati, e sperando che da qui a qualche mese, insomma, ci siano delle novità per poter andare avanti, ma credo che sia una cosa molto ma molto difficile. Un'altra questione che tra le altre cose per la Serie A si è posta appunto nella scorsa stagione sportiva, perché noi diciamo lo scorso anno, ma in realtà poi sono passati pochi mesi, ma era la questione della durata dei vincoli, no? Perché superato il 30 giugno poi c'erano le scadenze di contratto, le fine prestito e così via. Ecco, quest'anno ancora per essere le regole ad esempio di retrocessione non sono state emanate. È possibile pensare a un ridimensionamento del calendario, magari cercando di finire il girone d'andata e fare una sorta di playoff o playout? O se si dovesse andare oltre giugno, i calciatori dovranno in qualche modo essere disponibili rispetto alle società per le quali sono tesserati? Guarda, questo è uno dei punti, insomma, da discutere, nel senso che c'è una situazione talmente assurda che è tutto da rivedere, capito? Quindi è chiaro che prima di iniziare il campionato si sarebbe dovuto, insomma, prevedere questo tipo di situazione, e quindi già adesso, o comunque prima di iniziare il campionato, dire o comunque far vedere, insomma, uno scenario che si poteva creare, ecco. Però chiaramente, ripeto, da parte di chi deve gestire queste situazioni non è assolutamente facile, quindi sai, adesso parlare di mercato, comunque di quando deve finire un mercato, credo che sia una cosa, insomma, in questo momento secondo me insomma improponibile, nel senso che prima vediamo un attimino come vanno a finire le cose, dopodiché, insomma, chi deve decidere sicuramente avrà in mente, insomma, come procedere, però è chiaro che ognuno di noi ha la sua idea, certo. Ma credo che sia superfluo adesso dire, insomma, anche perché credo che siano passate 4-5 giornate, quindi ancora dobbiamo vedere quello che potrebbe essere lo scenario, insomma, se andare avanti o meno in questi campionati. Dipende tutto da come noi ci comporteremo, nel senso che adesso c'è questa specie di lockdown, che pare che ci siano ancora delle restrizioni da parte di Conte, quindi dobbiamo vedere un po' come si evolve la situazione per poi pensare di eventualmente, insomma, vedere riguardo quello che può essere la chiusura o meno, un termine del calciomercato, ecco. Quindi diciamo si preferisce in questo momento attendere anziché fare magari qualche salto in avanti che potrebbe essere reso nullo dall'evoluzione epidemiologica. Esatto, ecco. Da persone credo, insomma che ragionano, dobbiamo per forza, insomma, un attimino attendere e vedere quello che
che sarà lo scenario subito dopo, insomma, quello che è il termine che hanno fissato, insomma, per la scadenza di questo prima, di queste prime restrizioni. Dopodiché, insomma, vedremo, anche perché, ti ripeto, quello che sentiamo non è assolutamente bello. I casi aumentano di giorno in giorno, poi tra l'altro, parlando nello specifico del nostro calcio dilettantistico, mi pare che i casi stiano sempre aumentando di più nelle squadre, per cui, insomma, credo che sia opportuno, insomma, vedere un attimino come si intende procedere, per poi vedere come, insomma, definire questo tipo di situazioni. Insomma, ovviamente stiamo parlando dei termini, insomma, della chiusura di un passaggio, meglio, di un calciatore, o, insomma, i termini del calciomercato. Quindi comunque, questo è il mio pensiero, chiaramente. Sì, certo, poi, che, diciamo che sostanzialmente serve sempre nella vita, ma in questo caso come non mai il buon senso deve essere il faro del... l'ultima domanda, però, certo. Alla luce del fatto che si è partiti, è un ragionamento ampio, no? Perché comunque sì, negli ultimi mesi le nostre vite sono state condizionate, diciamo, dall'applicazione di dei protocolli che per il comune cittadino sono stati il distanziamento, la mascherina, l'intruglio per le mani. Per una squadra di calcio magari ci sono state delle cose più stringenti decise dagli organi competenti, come è giusto che fosse. Nonostante questo, però, si è arrivati lo stesso ad uno stop. Allora la domanda è: bisognava fare di più? Bisogna chiedere adesso più aiuto, oppure bisognava evitare di ripartire? Questa è una bella domanda, perché è chiaro che, insomma, ci hanno dato delle regole da rispettare. Come tu sai, ben sai, insomma, nel campo molto spesso, vedi, quando si diceva magari evitato l'abbraccio, evitato, insomma, la stretta di mano, evitate tutto questo tipo di situazione. Ecco, io sono stato un calciatore, sono stato in campo, sai, quando fai un gol, insomma, sai, dentro ti arde il fuoco, capito? Quindi fai qualsiasi cosa, vai ad abbracciare i tuoi compagni, vogliono vincere, capito? Quindi non è facile gestire questo tipo di situazioni, per cui è chiaro che le regole che ti danno fino a un certo punto, capito? Quindi secondo me sarebbe stato più opportuno, insomma, chiedere questo tipo di regole. Sarebbe stato più opportuno verificare prima, insomma, la praticità, insomma, di poter iniziare, e poi dopodiché, insomma, prendere le decisioni. Poi si è deciso così. È chiaro che poi ci sono anche situazioni economiche che vanno valutate, per cui, insomma, non era neanche facile, insomma, rinunciare al calcio dilettantistico per vedere, insomma, come si procedeva con questo tipo di situazione Covid. Quindi cosa dirti che, insomma, se è stato sbagliato iniziare, è stato giusto iniziare adesso, insomma, è chiaro che io ti direi che è sbagliato, insomma, il fatto che sia partito il campionato, però sai, tante volte ci sono delle situazioni che, soprattutto economiche, che, insomma, non partire potrebbe essere stato, insomma, la fine del calcio dilettantistico, perché comunque sia era una situazione molto molto brutta, quella di non far partire i campionati. Si è deciso così, oggi ci troviamo in questa situazione, adesso dobbiamo solamente trovare una soluzione per continuare, eventualmente, anche se dobbiamo aspettare un po' di tempo, dopodiché, insomma, si deve per forza di cose procedere, insomma, con questi tipi di campionati. Bene, grazie di cuore a Mimmo Fiorino per essere stato con grazie noi. A te, alla prossima. È sempre un piacere. Grazie. Ciao, grazie.